questa edizione del Natale della Mano l'amministrazione ha fatto sì che in qualche modo fosse fortemente caratterizzata da un'impronta culturale e per questo abbiamo più volte riempito la sala Ipogea con una serie di iniziative e di appuntamenti che ci hanno consentito di riscoprire quello che è lo straordinario patrimonio artistico culturale che abbiamo nel nostro territorio, così come siamo riusciti a disseminare in tutto quanto il centro di Teramo iniziative che coinvolgessero il mondo della cultura, a cominciare dalle presentazioni di libri che hanno accompagnato i teramani in questa prima fase del Natale Teramano e da una serie di altre iniziative di carattere culturale. Il libro è nato per una idea di Edoardo Caroccia della Textus Edizioni, il quale ha varato una collana di libri intervista nei quali gli storici raccontano le città d'Abruzzo. Dopo L'Aquila, dove Raffaele Colapietra ha raccontato appunto il capoluogo della nostra regione, è stata la volta di Teramo e per Teramo come storico Caroccia ha scelto Luigi Ponziani, che appunto è uno dei nomi insigni della nostra cultura in ambito storico e non solo in ambito storico per quanto riguarda la nostra regione. Io ho avuto il piacere di poterlo intervistare, di fargli queste 60 domande perché tante ne prevede il progetto editoriale, 60 domande per 60 risposte, ripercorrendo la storia di Teramo dalle origini preromane agli anni 80 del Novecento. C'è tutto lo sguardo di uno storico che riesce mirabilmente a unire allo sguardo d'insieme la capacità di approfondimento critico anche con una modalità discorsiva e libera come un'intervista. Il libro si presenta non soltanto come una storia riassuntiva e molto agile, veloce inevitabilmente del passato, ma anche come tentativo di cogliere gli elementi di difficoltà, di crisi, ma anche di le possibilità che anche in momenti difficili come il secondo dopoguerra, gli ultimi decenni, la città ha vissuto. Da questo punto di vista la città è tale e riesce a esprimere la propria identità nella misura in cui non si richiude in se stessa, ma propone e si propone come capoluogo, è capace di cogliere egemonicamente le esigenze di più vasti territori. Ce la fa Teramo ad essere anche questo? Questo non dipende ovviamente da me e dallo studioso di storia, ma dipende anche chi poi concretamente, soprattutto negli ultimi decenni, avrà avuto e avrà il compito di governare e dirigere questa città.